Ciao a tutti, oggi andiamo a guardare nella bella scatola di Polynesia, copertina che trovo molto suggestiva. Allora, Polynesia è un gioco di Pierre Sylvester, autore poliedrico che ricordiamo per, tra gli altri, insomma, Vilsindas Volk, The Lost Expedition, König von Siam, che poi è diventato The King is Dead, se non ricordo male anche L'Edemit Cake è suo. Questo invece è un gioco che da me, dall'aspetto, sembra un pochettino più classico. Allora, gioco da 2 a 4 giocatori. 75 minuti di gioco, dai 14 anni in su, gioco di Ludonova. Edizione spagnola-inglese. Cosa faremo in questo Polinesia? Dovremo fuggire dalla nostra isola perché i vulcani stanno esplodendo. Dovremo trovare e esplorare nuove rotte per trovare una nuova casa alla nostra gente. Dette queste poche parole, direi di andare a togliere subito la plastichina e sbirciamo cosa c'è dentro. Questo so che è un gioco che piace molto al mio carissimo Aluccio e spero tanto di poterlo giocare insieme a te, caro Ale, quando potremo. Ridico ancora, maledetto Covid. Allora, cosa abbiamo qua dentro? Allora, legno, legno come se piovesse. Il legno ci piace tanto, tanto, tanto. Allora, queste immagino siano tutte barchette. Adoro il fatto che inizino a mettere il rosa fluo nei giochi. Sto rosa shocking. Spero prenda. Ecco qua i quattro colori dei giocatori, immagino. Poi qua abbiamo dei mini omini, sono davvero piccini, fanno tanto tipo gioco orientale in cui hai i mini meeple per avere più spazio possibile nelle scatole piccine. Oddio, qua abbiamo delle cose ancora più piccole, penso siano boh, pesci, poi vedremo il regolamento se ci aiuta. Lo studieremo. Poi queste ricordano tanto invece le conchiglie su Carcassonne Mari del Sud, però colorate di giallo. E ovviamente qualcuna anche incollata. Bene. Tornate a casa, piccine. Tutto molto piccolo e tenero. Qua cubetti classici, neanche ve li faccio vedere. Poi Ziploc, 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 bene, così li dividiamo per colori ai giocatori. La bustina nera, delle carte, aiuto, la prima ruta che connette, beh, ci saranno anche in inglese dentro, vediamo un attimo. Ok, 1, 1, 2, 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
E queste qua sono carte in inglese, penso un tipo degli obiettivi, immagino. Capiremo poi nel gioco. Comunque, ecco, effetti permanenti, effetti immediati, capiremo che roba è. Venite col babbo, cartine. Via le Ziplocs. Allora, il regolamento. È il regolamento in spagnolo che poniamo a chi? E il rulebook. Allora, tutto bello grosso. Setappone. La mappa, sono curioso perché sembra veramente bella. Ok, riassunto del gioco, veramente poca roba. E qua spiega insomma le carte, regole diverse in due giocatori. Ok, qua abbiamo qualche fustellicchia. Venite tutti fuori. C'è sempre il fondo della scatola disegnato. Allora, queste sono, immagino, le plancette per i giocatori nei quattro colori disponibili. Via il cartone. Che belli, mamma mia, disegni e grafica bellissima, mi piace veramente tanto. Ok, qua metteremo le risorse, cose varie. Questo è il player aid in cartone, fronte retro, inglese e spagnol. Ok, cartoncino spessore giusto. E questo qua è il tabellonchio. Allora, tabellone che è enorme, non entrerà mai nella ripresa. Allora, mettiamo anche il verso giusto. Ta ta ta. Poi ecco le varie isole dove andremo. Questo è il lato 2-3 giocatori, mentre il retro ovviamente sarà stack per 4 giocatori. Vabbè, questo qua è il cattivissimo vulcano. Guarda.
guardate quanto è malvagio. Bene, dette queste ultime scemenze, iniziamo a rimettere a posto tutto quanto, a studiare il reglamento in spagnol. Iper Polinesia es toro! Ciao amici, alla prossima!